Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. A nome dell'Ordine dei Medici di Varese, ringrazio le autorità religiose, civili e militari, nonché i colleghi presenti qui e di streaming. Siamo riuniti per ricordare i medici che hanno perso la vita e lasciato nel dolore i propri cari, gli amici, i pazienti che si erano loro affidati, mentre affrontavano un virus conosciuto che ha improvvisamente e inopinatamente invaso il mondo. I colleghi defunti hanno pagato con la vita la fedeltà al servizio della persona, lasciandosi guidare dalla missione di curare e prendersi cura, onorando in maniera solenne la professione medica. Li ricordiamo con la Santa Messa in loro memoria, che ci permette anche di superare la verificata impossibilità di onorare molti di loro con la nostra presenza e le loro esequie, circostanze che ha reso ancora più acuto il distacco. I loro nomi saranno ricordati nel sacrario di questo Tempio, dove sono elencati i nomi dei medici deceduti pro patria e pro humanitate. Leggo i nomi dei 179 colleghi che allo stato attuale risultano defunti per Covid. Incominciare dal nostro Presidente dell'Ordine dei Medici, dottor Roberto Stella, che è stato il primo che ci ha lasciato l'11 marzo di questo anno. Roberto Stella, Giuseppe Lanati, Giuseppe Borghi, Raffaele Giura, Carlo Zavarit, Gino Fasoli, Luigi Frusciante, Mario Giovita, Luigi Abbondi, Franco Galli, Ivano Vezzulli, Massimo Borghese, Marcello Natale, Antonino Buttafuoco, Giuseppe Finzi, Francesco Foltrani, Andrea Carli, Bruna Calavotti, Piero Lucarelli, Vincenzo Leone, Antonio Bonomo, Leonardo Marchi, Manfredo Squeri, Rosario Lupo, Domenico De Giglio, Calogero Giambarrasi, Renzo Granata, Ivano Garzena, Ivan Mauri, Gaetano Autore, Vincenzo Armato, Gabriele Lombardi, Mario Palonghi, Marino Chiodi, Carlo Alberto Passera, Francesco De Francesco, Antonio Maghernino, Flavio Roncoli, Marco Lera, Giulio Titta, Benedetto Comotti, Anna Maria Cocarete, Lino Pesce, Giulio Calmi, Marcello Ugolini, Abdel Sattara Irud, Giuseppe Maini, Luigi Rocca, Maurizio Galderisi, Leone Marco Pischin, Rosario Vittorio Gentile, Francesco Dell'Antona, Abdelgani Taki Maccai, Aurelio Maria Cornelli, Michele Lauriotta, Francesco Degli Alberti, Mario Luigi Salerno, Roberto Mario Lovotti, Domenico Bardelli, Giovanni Francesconi, Walter Tarantini, Guido Riva, Gaetana Trimarchi, Norman Jones, Roberto Mileti, Marino Signori, Giampaolo Sbardolini, Marcello Cifola, Gennaro Onarumna, Francesco Consigliere, Alberto Paolini, Riccardo Paris, Dominique Musafiri, Italo Nosari, Gian Roberto Monti, Luciano Riva, Federico Vertemati, Giovan Battista Tommasino, Paolo Peroni, Riccardo Zucco, Gian Domenico Iannucci, Von Mrad, Gian Battista Bertolasi, Silvio Lussano, Giuseppe Aldo Spinazzola, Vincenzo Emmi, Carlo Modio, Adelina Alvino De Martino, Orlandini Giancarlo, Ravaggio Luigi, Antonio Puchè, Lorenzo Vella, Salvatore Ingiulla, Mario Ronchi, Giuseppe Vasta, Nabel Cair. Marzio Carlo Zennaro, Tashika Kriast, Mario Rossi, Samar Sinjab, Antonio De Pisapia, Massimo Bosio, Francesco Cortesi, Giulio Matarazzo, Emilio Brignole, Edoardo Valli, Nabil Krabi, Francesco D'Ambrosio, Gaetano Portale, Fabio Rubino, Giovanni Stagnati, Giovanni Del Nevo, Luigi Ciriotti, Sebastiano Calbè, Maurizio Bertaccini, Domenico Fatica, Patrizia Lungo, Enrico Boggio, Eugenio Malachia Brianza, Elisabetta Mangiarini, Marco Spissu, Arrigo Moglia, Alberto Guidotti, Alberto Omo, Giancarlo Buccheri, Pietro Bellini, Renzo Mattei, Eugenio Inglese, Vincenzo Frontera, Effidio Ennio Calchi, Carmine Sommese, Carmela Laino, Nicola Cocucci, Alessandro Preda, Italo Davossa, Renato Pavero, Antonio Le Rose, Andrea Farioli,
Luciano Abruzzi, Silvio Marsili, Oscar Rossi, Emanuele Efraim Perez, Alberto Santoro, Pasqualino Gerardo Andreacchio, Maddalena Passera, Carlo Vergani, Tommaso Di Loreto, Giuseppe Retta, Giambattista Perego, Mauro Romani, Luigi Macori, Ermenegildo Sant'Angelo, Raffaele Pimpinello, Oscar Giudice, Alberto Pollini, Guglielmo Colabattista, Alfredo Franco, Angelo Gnudi, Marco Ferrari, Antonio Costantini, Davide Cordero, Luigi Paleari, Leonardo Panini, Cesare Landucci, Ugo Milanese, Roberto Zama, Vincenzo Saponaro, Jesus Gregorio Pons, Paolo Paoluzzi, Fiorenzo Azza, Jos Leidner, Gianfranco Conti, Pierluigi Cecchi, Davuto Angari, Nello Di Spigno, Paolo Merandola, Luigi Erli e Giuseppe Ascione. Tutti questi nomi che per noi sono persone care e amate, li presentiamo al Signore perché ricompensi il loro sacrificio e la loro generosità, mentre domandiamo per noi il dono della consolazione, implorando anzitutto la sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, crea in noi un cuore generoso e fedele, perché possiamo sempre servirti con lealtà e purezza di spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ho preso Ciro per la destra per abbattere davanti a lui le nazioni. Dal libro del profeta Isaia. Dice Gesù, dice il Signore del suo eletto, di Ciro, io l'ho preso per la destra per abbattere davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte e nessun portone rimarrà chiuso. Per amore di Giacobbe, mio servo, e di Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore e non c'è altro, alcun altro fuori di me, non c'è Dio. Ti renderò pronto all'azione, anche se tu non mi conosci, perché sappiano dall'Oriente e dall'Occidente che non c'è nulla fuori di me. Io sono il Signore, non ce n'è altri.
Salmo responsoriale. Grande è il Signore e degno di ogni lode. Cantate, è degno di ogni lode. Cantate il Signore, un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. In mezzo alle genti narrate la sua gloria. A tutti i popoli dite le sue meraviglie. Grande è il Signore, degno di ogni lode. Grande è il Signore, degno di ogni lode. Terribile sopra tutti gli dèi. Tutti gli dèi dei popoli sono nulla. Il Signore invece ha fatto i cieli. Grande è il Signore. Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza. Date al Signore la gloria del suo nome. Portate offerte ed entrate nei suoi atri. Grande è il Signore. Prostatevi al Signore nel suo atrio santo. Tremi davanti a Lui tutta la terra. Dite tra le genti, il Signore regna. Egli giudica i popoli con rettitudine. Memori della vostra fede e della carità e della speranza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Paolo e Silvano e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo, a voi grazia e pace. Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere e tenendo continuamente presenti l'operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità e la fermezza della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo, davanti a Dio e Padre nostro. Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da Lui. Il nostro Vangelo, infatti, non si diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto vi sarà dato in più. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: di Cesare. Allora disse loro:
Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Parola del Signore. Nel prendere la parola in questo santuario dedicato a San Luca, patrono dei medici, saluto tutti voi, in modo particolare il presidente dell'Ordine dei Medici di Varese, le autorità civili e militari e anche coloro che via streaming ci seguono da lontano e oggi pregano per noi. Un saluto del tutto speciale lo rivolgo con affetto e gratitudine a tutti i medici che anche in queste ore di incertezza e di apprensione si prendono cura di noi con la loro professionalità, con una corretta informazione e in non pochi casi con quei tratti di prossimità e di cordialità che rendono il mondo più umano e quindi per noi cristiani anche più vicino a Dio. Chi visita gli ammalati, chi si prende cura di loro, ci insegna Gesù, onora anzitutto Lui. Ciò che noi facciamo ai più piccoli e ai più poveri, lo facciamo al Signore. Onoriamo Lui. La tradizione annuale che ci riunisce in questo tempio per ricordare i medici caduti nel servizio della loro professione, quest'anno assume un significato particolarmente vivo. In questi mesi drammatici il mondo è stato sorpreso da una pandemia che non avevamo messo in conto e che in poco tempo ha messo a nudo la nostra fragilità, la nostra vulnerabilità, ci ha colpiti, ci ha fatti sentire più soli, ci ha strappato gli affetti più cari. Ci sentivamo sicuri nelle nostre abitudini, nelle nostre conquiste, fieri di abitare un paese protetto. E oggi sperimentiamo invece in maniera nuova la precarietà. E così è entrata nelle nostre case e nei nostri paesi la paura, come quella che voi medici avete visto negli occhi di tanti malati che nel momento di morire imploravano da voi un ultimo disperato aiuto. Quegli occhi erano il volto stesso della paura. Ma non può mancare quest'oggi la gratitudine per tutti quei medici italiani, se ne contano ad oggi 179, che in questi mesi di lotta hanno perso la vita, o più verosimilmente l'hanno donata. Spesso stremati da turni e veglie interminabili, isolati dalle loro famiglie, esausti nell'ascoltare gli spasmi di una morte faticosa e tremenda, mentre anche la scienza, sulla quale avevamo fondato il nostro progresso, dichiarava tutti i suoi limiti. E fra questi 179 medici italiani, vittime della pandemia, vogliamo ricordare in modo particolare quest'oggi il presidente dell'Ordine dei Medici di Varese, il dottor Roberto Stella. Colgo l'occasione per formulare a nome del Vescovo i miei saluti ai familiari che sono qui presenti. Siamo loro vicini nell'affetto e nella preghiera. Per noi non si tratta soltanto di numeri che affollano le statistiche, ma questi medici sono stati anzitutto amici e persone care, dunque padri, madri, figli, sposi, fratelli, che il più delle volte non siamo riusciti nemmeno a salutare con i riti del commiato e della pietà cristiana. Se ne sono andati
senza che li potessimo ringraziare, senza poter strappare loro un ultimo perdono, senza poterli abbracciare per l'ultima volta. Questo è stato il dramma della pandemia che abbiamo vissuto e stiamo vivendo. Forse si potrebbero applicare a tanti medici le parole che San Paolo ci ha consegnato nella seconda lettura, là dove diceva: noi rendiamo grazie sempre a Dio per tutti voi, tenendo continuamente presenti l'operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità, la fermezza della vostra speranza nel Signore. E in effetti questi buoni medici sono segno di un'umanità che non si è lasciata sopraffare dalla paura, ma con una buona dose di coraggio ha assunto davanti alla prova la reazione più intelligente e più matura, vale a dire hanno fatto tutto il possibile per soccorrere gli altri e debellare la malattia. Sì, questi buoni medici si sono serviti della scienza, che è un dono di Dio agli uomini, e l'hanno messa a servizio di tutti, con generosità e con nobiltà d'animo. In molti luoghi la Bibbia fa l'elogio della professione del medico. Nel libro del Siracide, ad esempio, si leggono queste parole: onora il medico che ti ha preso in cura, la sua presenza è un dono. Sì, è proprio stato così. I medici sono stati in questa pandemia un dono del Signore, un dono della grazia. Con la loro prossimità si sono presi cura di coloro che se ne andavano senza poter salutare i loro familiari. E così sono stati per molti il volto, gli occhi, lo sguardo e le mani dei nostri familiari. Oggi vogliamo onorare la memoria di tutti questi medici che hanno lottato senza tregua, dimostrando appunto operosità nella fede, fatica nella carità, fermezza nella speranza. Operosità nella fede, anzitutto, perché la fede, almeno la fede cristiana, non è una teoria, non è anzitutto una dottrina che serve a tutelarsi dalle avversità della vita. No, la fede è un'opera da compiere, è un cammino che ci apre agli altri. È così che il cristianesimo onora Dio, prendendosi cura degli altri. Poi, fatica nella carità, perché quando la carità, che non fa calcoli, vuole affermare la vita negli altri, si espone sempre, inevitabilmente, all'abnegazione e alla rinuncia di sé. Non è possibile amare gli altri, prendersi cura degli altri, senza rinunciare a qualcosa di sé. Per questo la carità è anche fatica. E infine questi medici ci hanno ricordato la fermezza nella speranza, perché nessuno lotta nella vita se non è sostenuto dalla speranza di un esito buono. Chi lotta, chi si prodiga per gli altri, è perché sa che la vita è destinata a un esito buono, alla salvezza. Ed è questa grande speranza, che si chiama per noi Cristo Gesù, a dare forma e valore alle piccole speranze di ogni giorno, ad ogni forma di lotta e di impegno. Questi buoni medici, che nel compimento della loro professione hanno dato la vita, sono motivo di orgoglio per il nostro Paese. Col loro esempio, che facciamo bene a onorare, ci ricordano che il vero virus che ci fa ammalare è in realtà la paura, che isola, che allontana, mentre il vaccino più efficace contro ogni forma di tenebra e di morte è la solidarietà e l'aiuto fraterno. La pandemia ha effettivamente suscitato, anche se non ovunque,
la consapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti e dove il servizio di uno torna a vantaggio di tutti. Sì, in questi mesi ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, ma che ci si può salvare unicamente insieme. E così la pandemia ha smascherato la nostra vulnerabilità e ha lasciato scoperte quelle sicurezze superflue con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini, le nostre priorità. Con questa tempesta drammatica e terribile è caduta l'illusione di bastare a noi stessi e soprattutto di poter fare a meno di Dio, nelle cui mani è la nostra vita. Sì, la pandemia ha fatto risuonare l'appello a ripensare all'organizzazione delle nostre società, del senso della vita. Ci ha ricordato che non solo possiamo e dobbiamo guardare avanti, ma soprattutto dobbiamo imparare sempre di nuovo a guardare in alto, da dove solo ci può venire l'aiuto. Credo che non possiamo dire che la pandemia sia un castigo divino. Dio, il Dio della vita, il Dio dell'amore, non può volere la morte dell'uomo. E tuttavia la pandemia ci invita a riconoscere che senza di lui non possiamo fare nulla e che neanche la scienza è padrona e artefice della vita. Tornare a Dio, rimetterlo al centro della nostra vita, ristabilire rapporti più equi e umani tra di noi è la vera lezione che possiamo imparare dalla storia. E ce l'ha ricordato anche il Vangelo che è stato proclamato. I farisei e gli erodiani che si avvicinano a Gesù domandano: è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Questa domanda, che era molto attuale ai tempi di Gesù, toccava un serio problema religioso. Perché l'imperatore di Roma, al quale il tributo veniva versato, era un pagano. Un pagano che pretendeva di essere onorato pari a Dio. Riconosceva per sé una forma di riconoscimento e di culto che si poneva in contrasto con il primo comandamento della legge, quello che ci dice: non avrai altro Dio all'infuori di me. È dunque lecito o no pagare il tributo a Cesare? E la risposta di Gesù a questa domanda è sorprendente. Gesù dice: date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Potremmo tradurla anche così: date a Cesare ciò che è di Cesare, ma a Dio date quello che è di Dio. Che cosa vuole dirci Gesù con questa risposta? Gesù non si oppone al pagamento del tributo, ma ricorda che la questione decisiva nella vita è quella di onorare Dio, di riconoscerlo, di amarlo. Date a Cesare ciò che è di Cesare, ma a Dio restituite ciò che è di Dio, cioè tutto. Gesù ricorda che su tutto vale il primato inderogabile di Dio. L'unica cosa che importa, l'assoluto che non ammette eccezione, che non viene meno, è l'obbedienza al Signore. E così insegna anche a noi che il servizio più bello che la Chiesa può rendere a Cesare, cioè al mondo, è l'annuncio di Dio, del suo amore senza fine. Tutto passa, tutto crolla, ma l'amore di Dio non viene meno. E chi ha amato nella vita è custodito nell'amore di Dio. Questo amore è anche la ragione ultima del nostro credere, del nostro operare, del nostro sperare. Noi siamo disposti a dare a Cesare quello che è di Cesare, ma vorremmo dare a Dio tutto ciò che gli è proprio, cioè tutto quello che siamo e che abbiamo. I nomi dei 179 medici italiani vittime della pandemia e della malattia nell'esercizio del loro servizio verranno incisi
fra poco sul marmo del sacrario che sorge qui accanto. È un gesto molto semplice e molto evocativo che nasce dalla speranza cristiana. Quello che vogliamo fare con questo gesto è chiedere a Dio che incida indelebilmente questi nomi nel suo cuore, che non si dimentichi di loro, che raccolga il loro sacrificio, la loro dedizione e il loro amore. Sì, noi chiederemo a Dio che si ricordi di tutti questi buoni medici, così che un giorno, vinta la morte, possano essere aperte anche per loro le porte del suo regno. Le loro anime e le anime di tutti i fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace. Professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, chiamati da Dio a cercare prima di tutto il Regno dei Cieli, per rendere solo a Lui la gloria che Gli appartiene, presentiamo al Padre le nostre necessità, dicendo insieme: venga il Tuo Regno, Signore. Venga il Tuo Regno, Signore. Per la Chiesa di Dio pellegrina nel tempo, perché godendo sempre della protezione divina, sappia condividere ogni giorno di più le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di questo tempo. Preghiamo. Venga il Tuo Regno, Signore. Per i missionari che annunciano Gesù Cristo sino ai confini della terra, perché siano docili strumenti nelle mani di Dio, che tramite loro fa arrivare a tutti gli uomini il suo amore paterno. Preghiamo. Venga il Tuo Regno, Signore. Per tutti gli uomini e le donne che ancora oggi sono colpiti dall'infezione del coronavirus, per tutti coloro che non hanno accesso alle cure necessarie, ma anche per tutti coloro che pagano il prezzo più salato delle pesanti conseguenze economiche e sociali di questa pandemia, perché la solidarietà di tutti possa alleviare le sofferenze e mantenere viva la speranza, preghiamo. Venga il Tuo Regno, Signore. Per i medici che hanno concluso la loro vita terrena perché hanno contratto il virus, perché possano godere del riposo eterno e sperimentare la visione del volto di Gesù risorto che hanno curato nei loro pazienti, preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore. Per gli infermieri, i farmacisti, i preti e le religiose presenti negli ospedali durante questa pandemia, che dopo il contagio ci hanno lasciati perché possano godere del riposo eterno e del compimento della promessa di Gesù, ogni cosa fatta ad uno di questi l'avete fatta a me, preghiamo. Venga il tuo regno. Per tutte le persone degenti negli ospedali e nell'RSA che sono defunte perché possano godere della gioia eterna e coloro che li piangono trovare consolazione nella fede e nella solidarietà umana, preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per noi tutti, perché sentiamo la passione di annunciare il Vangelo, rendendo le nostre parrocchie sempre più missionarie e ci poniamo a servizio dei più bisognosi, manifestando così l'amore di Dio, preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. O Dio, nostro rifugio e nostra forza, accogli le nostre suppliche, perché solo tu sei la fonte della nostra gioia, il senso della nostra vita, il fine di ogni nostra attività. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Donaci, o Padre, di accostarci degnamente al tuo altare, perché il mistero che ci unisce al tuo Figlio sia per noi principio di vita nuova, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa nel suo amore fiducioso non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui, cieli e terra inneggiano al tuo amore, e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. E continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti.
Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con i tuoi santi Apostoli, i gloriosi Martiri, San Luca e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Oscar, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, i medici caduti nell'esercizio della loro professione e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. O Signore, questa celebrazione eucaristica che ci ha fatto pregustare le realtà del cielo, ci ottenga i tuoi benefici nella vita presente e ci confermi nella speranza dei beni futuri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Grazie. Il nostro presidente nazionale della Federazione degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, che purtroppo non ha potuto essere qui presente oggi, mi ha incaricato, quale componente del Comitato Centrale, di portare questo suo messaggio a tutte le famiglie e a tutti i medici. Carissime colleghe e carissimi colleghi, presidenti, amici, il momento speciale, oggi 18 ottobre 2020, che ci vede qui riuniti, in presenza o comunque vicini con l'ausilio della tecnologia presso il Tempio Sacrario di Duno, in occasione della giornata del medico organizzata dall'Ordine di Varese e in concomitanza con la festività di San Luca Medico, riveste, in un anno che nessuno potrà dimenticare, un valore che va al di là della tradizionale occasione che ci ha visto negli anni scorsi commemorare insieme tanti colleghi scomparsi nell'esercizio delle proprie funzioni professionali a tutela della popolazione in circostanze le più diverse. Oggi siamo qui ed è un raccoglimento diverso, una commozione di differente intensità perché diverso, inimmaginabile, imprevedibile il contesto che ci siamo trovati ad affrontare e che purtroppo non può dirsi ancora superato. In maniera retorica in questi mesi si è detto e ripetuto che il virus ha cambiato il mondo ed è la pura verità. La storia ci insegna che l'umanità ha attraversato e superato epidemie e pandemie. La peste di Atene del 430 a.C., la peste manzoniana del 600, tanto per citare gli eventi universalmente richiamati in questi mesi, la SARS, l'Ebola, per citare i più recenti. Oggi nella nostra realtà globalizzata ci troviamo a vivere un evento che porta in sé una crudezza ad altri tempi, una sofferenza che ciascuno di noi, chi più chi meno, ha vissuto in prima persona. Tutti abbiamo avuto un parente, un collega, un amico, un semplice conoscente scomparso per Covid-19 o comunque colpito dal virus, che ha vissuto una storia di malattia terribile per virulenza e per difficoltà di cura. Il carissimo amico collega, presidente Roberto Stella, che ha tragicamente aperto un'infinita catena di colleghi deceduti per coronavirus e nei nostri cuori, nella nostra mente, ogni giorno, quale esempio di medico appassionato della propria professione, quale uomo entusiasta nel veicolare le sue energie
e il suo impegno verso i giovani colleghi da formare per renderli medici veri al servizio degli altri. Ricordare lui qui per me come amico e nella veste di presidente nazionale della Fonoceo è una maniera per ricordare tutti i colleghi cui nomi sono già incisi nel tempio sacrario di Duomo, ma anche e soprattutto per ricordare gli scomparsi di questo terribile anno. Tanti nomi, troppi nomi sono incisi sulla scultura che oggi viene ad affiancare gli altri. Tante le riflessioni che si affollano, un'esperienza questa della pandemia che ha messo in discussione sistemi di convivenza sociale, dinamiche economiche e ordinamentali, che ha spostato valori e priorità, che ha fatto emergere contraddizioni, disuguaglianze, fragilità ed esclusioni. Cosa trarre da questa emergenza sanitaria? Cosa fare per il futuro? Noi quali medici, quali soggetti in possesso di competenze specifiche, riferimenti sociali per la collettività, abbiamo già dato la nostra risposta. Con il nostro impegno, con la dedizione espressa fino allo stremo delle forze, con l'assunzione di responsabilità. Come dimenticare i tanti esempi di colleghi che hanno intasato nei giorni più caldi dell'epidemia i computer dei nostri ordini della Fonoceo, con le loro mail di disponibilità a correre in aiuto dei colleghi delle zone rosse, alle prese con un'ondata di malati di proporzioni incalcolabili. Gli ordini che sono diventati centro di smistamento dei presidi di protezione individuale nei giorni in cui gli approvvigionamenti erano quasi impossibili. I colleghi più giovani che con la loro energia e voglia di esserci hanno coperto le esigenze negli aeroporti, hanno risposto nelle prime ore dopo la richiesta pervenuta dal Ministro della Salute a centinaia. Ecco la risposta a cosa fare oggi e domani. Consolidare il nostro ruolo al servizio degli altri, mantenere la barra dritta riguardo alle nostre competenze di medici che non rispondono ad alcun'altra logica se non a quella etica, deontologica, di professionisti competenti per formazione a tutela della salute dei cittadini. E questo è il monito che il nostro carissimo Roberto Stella ci ha lasciato col suo esempio di abnegazione estrema. Non potremo dimenticarlo mai e faremo in modo che nessuno possa dimenticarlo. Filippo Anelli. Rubo ancora 5 secondi perché voglio esprimere veramente il cordoglio anche di tutti gli ordini professionali della Lombardia, a tutte le famiglie, a tutti gli amici medici, anche a tutti i medici che si sono ammalati anche gravemente, riportando delle gravi lesioni. E un abbraccio veramente a tutte le famiglie e un abbraccio alla famiglia di Stella. Buongiorno, io mi presento, sono Raffaele Iandolo, il presidente dell'Albo Dottoriati Nazionale. Quando ho saputo che si stava organizzando questa giornata, ho pensato che gli odontoiatri italiani dovessero essere rappresentati personalmente da me, proprio per esprimere direttamente l'abbraccio nostro ai molti, troppi medici, ai molti, troppi odontoiatri che hanno perso la vita durante questa, diciamo, incredibile, per certi aspetti, tragedia. Quindi la mia diretta partecipazione qui è soprattutto una testimonianza di affetto, di cordoglio, di partecipazione nei confronti dei colleghi che ci hanno dimostrato come la dedizione ad una professione così bella e così affascinante, la dedizione possa arrivare fino a un sacrificio così, come dire, definitivo. Unitamente a questo poi c'è l'amicizia con Roberto, quindi adesso smetto, come dire, i panni istituzionali, ma porto la testimonianza di Raffaele Iandolo e quindi di una mattina di marzo che ci è rimasta
scolpita nella memoria, che ci ha dimostrato come sia precaria l'esistenza umana e come sia importante e delle volte sottovalutato il ruolo che porta dei professionisti a sacrificarsi fino a questo punto. Quella mattina ci ha riportato con i piedi a terra. Devo dire, io nei giorni precedenti non avevo avuto la sensazione che potesse succedere un fatto così grave. E questo a maggior ragione ha creato in me un'emozione che non dimenticherò più. Il 21 febbraio, il giorno dell'inizio della pandemia, a Roma c'era un comitato centrale. Roberto era seduto sempre verso la fine del ferro di cavallo del tavolo del comitato centrale e io, passando da quelle parti, l'ho salutato quella mattina e lui mi ha preso per il braccio e mi ha fermato e mi ha detto: vedi, lui era il responsabile della formazione della Federazione Nazionale degli Ordini, non era solo il presidente di Varese. Certo, per noi dire Varese era ed è dire Roberto Stella, però lui era il responsabile della nostra formazione, quindi anche noi odontoiatri ci rivolgevamo a lui per organizzare dei corsi, e lui mi aveva fatto una promessa di organizzare un corso che sarebbe andato sul nostro sito alla fine di febbraio. Ebbene, mi fermò e mi disse: vedi, siamo riusciti a metterlo già sul sito oggi. E ricordo ancora quel suo sorriso fraterno, comunicativo, quella sua signorilità, quella sua cortese disponibilità. Noi ci siamo conosciuti alcuni anni fa, forse starei per dire molti anni fa, nel senso che lui, io l'ho conosciuto come componente del Comitato Centrale e poi l'ho apprezzato successivamente come responsabile della formazione della federazione. E devo dire, non ho mai sentito in tutti quegli anni, come dire, uno slancio collerico, una mancanza di riguardo nei confronti del prossimo. Quindi, voglio dire, se possiamo fare qualcosa per ricordarlo, se possiamo fare qualcosa per portare qualcosa nel cuore di quello che ci ha trasmesso lui, ecco, portiamo questa sua cortese disponibilità, questa sua signorilità, questa sua affabilità, questa sua energia, l'energia di un uomo che mai, almeno io mai avrei pensato, che potesse essere scalfita in maniera così, così tragica. Quindi sono vicino alla famiglia e sono vicino alla collettività degli amici di Varese, perché certo, quando se ne va una persona si dice sempre che se n'è andata una persona di grande valore, ma nel caso di Roberto noi cercheremo di testimoniare questo portando nel cuore i suoi insegnamenti. Grazie. Non potendo essere presente, il presidente della Fondazione EMPAM, Alberto Olivetti, ha inviato il seguente messaggio alla nostra presidenza, che mi accingo a leggere. Oggi, in questo tempio sacro, così carico di significato per tutti noi medici, consegniamo alla memoria il ricordo di tanti, troppi colleghi che durante questa pandemia hanno pagato con la vita l'aver tenuto fede al giuramento di Ippocrate. È un triste elenco di nomi, quelli che abbiamo cominciato a scrivere l'11 marzo con la scomparsa di Roberto Stella e che purtroppo abbiamo visto aumentare di giorno in giorno. Uomini e donne che si sono dovuti arrendere al Covid-19 dopo averlo combattuto con tenacia e spirito di servizio. Quello stesso impegno di fronte al quale Roberto Stella non è mai venuto meno, lavorando sempre per promuovere il miglioramento del servizio sanitario nazionale e regionale, senza mai risparmiarsi coi suoi assistiti. È stato un presidente di ordine sempre attento e vicino alle esigenze di crescita e aggregazione dei giovani medici. Per onorare la memoria del primo medico caduto, senza dimenticare nessuno, abbiamo deciso unanimemente che anche l'auditorium EMPAM, che aprirà nei prossimi mesi, sarà intitolato a Roberto Stella e a tutti loro.
Una targa riporterà i loro nomi. Alberto Olivetti, presidente della Fondazione IMPA. Sii benedetto, o Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che nella tua grande misericordia ci hai rigenerati mediante la risurrezione di Gesù a una speranza viva, per una eredità che non si corrompe e non marcisce. Ascolta la preghiera che ora rivolgiamo a te per tutti i nostri medici defunti e in particolare
per coloro di cui oggi è inciso il nome nella lapide del sacrario di questo Tempio. Apri le braccia della tua misericordia e ricevili nell'assemblea della Santa Gerusalemme, per Cristo nostro Signore. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del battesimo che ci ha fatti tuoi figli ed eredi nella gloria futura. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Le loro anime e le anime di tutti i fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace. Amen.